È ovvio che possono produrre e veicolare molto meno di quello che potenzialmente facevano una volta. Chi conosce le rogazioni? Sì, so cosa sono, però devo chiederti anche un'altra cosa. Le consacrazioni si perdono nel tempo? Assolutamente no. Restano fisse. Restano sempre. Le rogazioni sarebbero quando si andava per i campi, una concessione che si faceva per i campi quando c'era da proteggere i raccolti e cose Bravissima, così. da dove partivi? Da dove partiva il prete con la croce, i Di solito da chierichetti? uno di questi, mi Partivano pare. dalla chiesa madre, facevano tutto il Sì, giro, ho ogni cappelletta capito. faceva una situazione, poi chiudevano lì. Quindi Ah, cosa ok. facevano? Un cerchio, creavano un Esatto, e ogni circuito. volta che nella rogazione a San Pinco Palla, proteggici dalla grandine, San proteggici dalle locuste, San proteggici dal carro, e quella era l'informazione, la programmazione che durava tutto l'anno, favorita dall'aspetto rituale per creare questa programmazione per cui effettivamente, quando il mondo non era schifoso come adesso, quando minacciava grandine, bastava che il sacerdote andava in chiesa, suonava le campane, la grandine si diradava. Cioè le nuvole si diradavano. Ok? È vero che suonava le campane Sì, fra i temporali sempre. di E Venezia. poi Io da piccolina noi, mi ricordo, è vero, succedeva. e anche Provate a bruciare farlo delle adesso. foglie dell'ulivo consacrato, Questo è quello fatto sì. la domenica del Palio. Non Sì, c'è tanto che non è funziona. Sì, certo, adesso calmiamoci. Questa è un'altra cappelletta, sempre dedicata alla Vergine Nera e un po' più diafana, ovviamente questa l'ho fatta già almeno 10 anni fa, non so in che condizioni si trova adesso, però era veramente fatta stra bene, molto bella. Notate qualcosa qui? Una corona? Corona No, gialla. c'è qualcosa sopra la corona, non si Sì, no, vede. vabbè, ma questo ha un nome Ha particolare, una adesso è mela in una mano. corona. No, no, da quello della Sembra foglia, il vabbè. La mitra, No, la mitra. È Sono quelle dei è vescovi. una mitra, La mitra. è una mitra, ok? Quindi ricollegandoci sempre al sacerdozio femminile. L'hanno trasformata. E questa chi è? Iside, no. Iside, Astarte, Ishtar, vabbè, che Astarte, sì. poi sappiamo benissimo perché, no? Da Astarte è diventata Astaroth, è diventata No, tu lo demoniaca. sai, tu lo sai. Hai detto sappiamo benissimo, tu lo sai. No, sappiamo bene perché da Astarte, Dall'antica da Babilonia. Assiro-Babilonese, è diventata Astarotte, che sarebbe un'entità demoniaca per la cultura cristiana cattolica, perché ovviamente non andava bene. Questi sono gli attributi, comunque questa è invece Iside che è andata al bambino, il disco solare con le corna di Hathor, tutti questi archetipi del femminile. Vedete qua, insomma, è presa più da vicino, questa qui in realtà, e qua c'è la sovrapposizione invece della, vedete che stiamo parlando sempre della stessa cosa, e gli archetipi, la simbologia, la strumentazione, diciamo così, è comunque sempre Ma la ci medesima. sono tutte persone attorno ai capelli? No, Molti? No, no, ma fiori. magari vedete, ma no. Allora, quindi passiamo dalla cappelletta, facciamo un viaggio a ritroso di almeno 2000 anni e andiamo a vedere menhir e altari. Ecco, questa rimane nel mio paese che si chiama Lugnacco. Lugnacco deriva da Lug, Lug è il dio sole, è il Lug celtico, non so se l'avete mai sentito parlare. Questo menhir è stato trovato, ha tutta una storia molto lunga che non vi racconterò, comunque è stato trovato nei pressi della chiesa, è stato datato ufficialmente 2005 a.C., è il menhir più alto che c'è in Piemonte e ovviamente una volta era all'interno del perimetro di questa chiesa, che comunque è una romanica dell'anno 1000 molto particolare, perché vedete che ha il campanile, a portier, cioè al campanile d'entrata a portico, molto, molto interessante, molto particolare. Già qui vedete una similitudine, ok? In effetti è proprio così. Qua vedete le montagne innevate, che purtroppo quest'anno ce le sogniamo col binocolo. E vi faccio vedere quello.
e vi introduco anche, per esempio, a un'altra struttura molto, molto essenziale dell'antichità, che è il classico altare megalitico. Questo è un luogo che ho molto, insomma, nei pressi di casa, che era completamente sepolto da rovi, rami e via dicendo, però a un certo punto sono stato chiamato e piano piano ho liberato la zona e l'ho riportato fuori. Ed è stato ovviamente molto, molto, molto emozionante, perché insomma, potete immaginare. Rispetto alla cappelletta che vi ho fatto vedere, vedete come è stato posizionato su questo pianoro. Qua siamo intorno al 1500 a.C., 1300 a.C., e guardate che è stato posizionato esattamente su uno scorrimento di due vene d'acqua. Ovviamente si è rispettato abbastanza, diciamo, la sezione, però essendo una pietra è chiaro che comunque vedete che non è una pietra piccolina, adesso ve la faccio vedere. Quindi centrato anch'esso su, c'è stata un'evoluzione, ma le dinamiche sono le stesse. Sono stato anni fa in Bretagna, a Carnac, dove c'erano quelli che erano considerati le strutture megalitiche più antiche d'Europa, quindi stiamo parlando del 4500-5000 avanti Cristo. In realtà poi con la scoperta delle piramidi di Visoko e Göbekli Tepe i manufatti sono stati portati indietro di altrettanti anni. Ad ogni modo il menhir è posizionato esattamente, l'altare è posizionato esattamente così, su incroci di vene d'acqua e altre energie. Qua la vedete davanti, quindi la vena d'acqua, e qua vediamo il rilievo, quindi ci troviamo di nuovo un incrocio di vene d'acqua, questo è l'orientamento. Adesso qua nella foto non è riportato perché era troppo sepolto dai rovi e dovrò andare prima o poi a liberare bene la zona. A differenza di quello che si è fatto poi nella cristianità, di solito questo tipo di impianto energetico prevede un altare femminile che lavora col tellurico e un menhir a monte di scorrimento che lavora col cosmico. Chi è che mi chiedeva ieri menhir dolmen? Ecco, questa qua è proprio il prototipo essenziale del lavoro maschile, femminile, cosmico, tellurico. Quindi quindi abbiamo una vena, un incrocio di vene, un altare, anch'esso, come vedete, 11.000, è diverso il tipo di consacrazione, perché non è una consacrazione cristiana, è un'energia diversa, ma se andiamo a rilevarlo il parametro lo troviamo nello stesso range. Le vene, vedete, più o meno 2.500-3.000 in profondità. La cosa in più che c'è in questo caso è il fatto che esiste questa che in rosso è segnata, larga, molto larga, sono 11 metri di solito, ed è una linea sincronica. Qualcuno ne ha mai sentito parlare, a parte Roberto? Ok, è uno scorrimento, un'emanazione, una banda di energia molto importante che, vabbè, adesso non affronteremo. Sappiate che anche qui ce n'è una. E rimane esattamente la vena che passa qua, è molto più larga, però abbiamo anche in questo caso questa sincronica e in mezzo questa vena d'acqua, quindi è un punto che ha una certa importanza. Questo vedete di lato, e la materia viene metamorfizzata dall'energia, non viceversa, quindi vedete che si possono intravedere dei volti, degli animali, c'è qualcosa, la pietra è viva, è quello che vi dicevo, è soprannaturale, prende un'esistenza, non è solo più materia. E qua vedete come è possibile su questa roccia sdraiarsi, quindi fare una sorta di incubazione terapeutica, era possibile porre un bambino per fare una benedizione, porre delle offerte, porre un defunto, una tavola offertoria, ma anche per ritualizzare, per caricare, per tutta una serie di scopi che erano quelli della vita quotidiana. In funzione però appunto questa è l'energia
della terra, della madre, della sezione quadrata, e il menhir invece è il maschile che si trova appunto più sopra. Bisogna prima fare i lavori, e qua faccia un po' strana dopo una giornata a legna. Questo è un altro luogo sempre vicino a casa mia. Vedete, questo era stato, era ormai giù, l'ho fatto tirare su con l'escavatore, e guardate che insomma è abbastanza evidente. Ci sono dei volti anche. Sono veramente abbastanza evidenti. Questa è un'altra pietra che non è stata tirata su, è una sorta di stele levigata, e che si trova qui in questo punto. Vedete di nuovo scorrimenti di acqua. Qui c'è queste sono sepolture, non sono altari. Qui c'è sepolta una donna, una sacerdotessa, e qua un sacerdote. Questo è un rilievo, viene d'acqua, questa vena che li collega, di nuovo la linea sincronica, e un altro cerchio in cui